Ave gente, io sono il Vorbes87 che vi dà il benvenuto a questa nuovissima parte di Fallout 3. L'ultima volta ci hanno catturati dopo aver preso il Craig. L'enclave ci ha catturato. E ora vedremo come va a finire. Ehi la ragazzone. Di nuovo tra noi. Facciamo le cose facili. Tu mi dici il codice del purificatore e lo fai subito. What the fuck is going on? Ho Ecco cosa sta succedendo. perso Abbiamo il the purificatore game. e ora tu Fuck sei you. qui. Abbiamo il purificatore. Ci serve solo il codice per avviarlo. Mi darai quel codice adesso, così ci risparmierai molti problemi. Forse ti lascerò anche andare. Che ne dici? Ah, mi sembra una buona idea. Aspetta, ce l'ho sulla punta della lingua. 666. Sì, mio padre era satanico, potrebbe funzionare. Fortiti, non intendo dirti nulla. Te lo dirò sinceramente. Sto perdendo la pazienza e non ho voglia di giocare con te. No, sul Il serio. codice o ti costerà caro. Non ci credo che ti stai arrabbiando. Vaffanculo. Perché continui a provocarmi? Perché è Dammi il divertente. codice, ora. Screw you. Oh, che tenero, non pensavo fossi feroce, amico. Oh, sei nei guai, amico. L'hai tradito? Ah. Oh. E io non sono gay. Non sono gay. Vuoi vendicarti del suo tradimento? Non sono gay. E sono sicuro che hai ascoltato i miei programmi radiofonici. No. Vorrei parlare con te faccia a faccia. Ci sono alcune cose di cui dobbiamo discutere. Troverai i tuoi effetti personali nell'armadietto accanto alle porte. Ti aprirò la via. Inoltre scioglierò le tue restrizioni. Ti attendo nel mio ufficio. Vai in fretta. Questo tizio è molto voglioso. 1000 punti esperienza, fuck yeah. Allora, vediamo cos'è che ci può far comodo. Diciamo un po' di eloquenza. Poi magari un po' di ripara. E anche un po' di arma energia. Sono a posto, guys. No. Penso che farò addestramento intensivo. Magari un po' di forza. O stamina. Il sogno americano, The American Dream. No, non posso, fuck yeah. Vediamo un po'. No, non posso. Sì. Basta. Ora sì che sembro frocio. Sì. Lì va quello, lì va quell'altro. 7, non so cosa mettere. Penso che metterò questo. 7. Ok, good. Ok. Ok, sto bene, sto perfetto. Ora sì che possiamo andare a spaccare un po' di culi. Dovresti essere qui Aspetta. dentro. Ne sono No. stati. Non ho in. Ora. Fuck. Ok, proviamo con la forza, magari funziona. Nella sala di fianco c'è un blu. Sì, non me ne frega. Io dovrei essere altrove. Sì, tu dovresti.
Sai neanche dove abito? Cosa sei, uno stalker? Foxy's she he's a stalker. Ok. Sì, da questa parte. Ehi, la scienziato amico. Non è questo il modo di trattare un gentile passante del vol 101? E qui sono cazzi, molto amari. Quindi consiglierei di correre. Run for your life. No, perché sono tornato al punto di partenza, ma anche no. Questo è il... Oddio, là c'era un Deathclaw. Ce la posso fare. Ho ancora molta vita. Ora se non mi ammazzano, vi faccio vedere la locazione della bambolina armi energia, molto importante. Vi prego di prenderla perché se non la prendete, ve lo prendete voi in quel posto. Spoiler, perché dopo non potete più prenderla perché... No, no, troppo spoiler, basta. Basta, basta. Vi dico solo che non potete più prenderla se la mancate in questo punto. Bene, ora aspetterò che questi robot molto gentili mi aiutano. Mi aiutino. Thank you very much. Come on. Sto perfetto. Vediamo un po'. Sì, direi proprio che è il caso. Ripariamo il fucile Vaser. Ok. Ora va molto meglio. Fuck. I know, man. I know. Ok, siamo ancora vivi. Tutto è a posto. Direi che è andata bene. Io vorrei sapere chi è che ha inventato sta stupida struttura perché non ha un senso logico. Me la devo imparare bene, me la devo studiare. Ehi là, fiori. Fiori. Beh, non direi, tu sei in un computer, fatti vedere, brutto codardo. What the fuck are you saying? Essere umano? Ah, questo spiega come passi il tuo tempo. Brutto stupratore di Windows XP. Ammettilo. E c'era bisogno del presidente degli Stati Uniti per far capire al mondo che io sono unico. Eh già, perché nemmeno il Dovahkiin è così importante. Sto ascoltando, amico.
Sto ascoltando. Culto. Quindi tu sei uno di quei presidenti razzisti, molto bene. Questo già lo so, papà mi rompeva un casino i coglioni tutte le sere, parlandomi di sto coso. Non mi convinci molto, amico. Non mi convinci molto. Peccato che non lo so. E tu lo chiami ufficio? Questo non è un ufficio. Questa è una stanza. Dipende. Non è possibile. Gli umani sbagliano. Quindi tu sei fatto da umano. Quindi potresti aver. Potresti essere uno sbaglio di umano. Non è possibile. Ritorniamo al discorso di prima, amico. Oh sì, spacco più menti io che la terza declinazione. E quella spacca davvero, davvero tanto. Bene, ora penso che me ne scapperò. Addio, per sempre, forever, no. Fuck. Quello è un amico, vero? Perché sento ansimare? Perché sento ansimare? Dovrei preoccuparmi? In effetti dovrei, perché in questa gabbia c'è un deathclaw. In questa gabbia c'è un deathclaw. E penso si veda anche. Vi consiglio caldamente di non liberarlo, perché poi se la prenderà con voi, anche se all'inizio non lo farà. Ve lo giuro. Ok, ora me la squaglio. Potete stare zitti, per favore, mi sta venendo un mal di testa.
Ok. Ci leva laser. Ok, tutto a posto.